l'oggetto deve essere contenuto all'interno di un serbatoio sigillato con una lega resistente al calore di dimensioni non inferiori ai 14 metri cubi. In nessun caso SCP-009 deve essere esposto a temperature superiori ai 0 gradi centigradi quando non è in fase di test e non sono ammessi liquidi semplici allo stato solido, in particolare acqua congelata, entro i 30 metri dall'area di contenimento dell'oggetto. La camera dell'oggetto deve essere dotata di sensori di temperatura che devono essere controllati per tutto il tempo e deve essere tenuta refrigerata da non meno di 3 unità di raffreddamento ridondanti. Qualsiasi malfunzionamento dei sensori o dei sistemi di raffreddamento è da segnalare immediatamente. Se in qualsiasi momento la temperatura della zona di contenimento dovesse salire sopra i meno 5 gradi centigradi, la camera dovrà essere bloccata all'istante e inondata di gas refrigerante finché la temperatura non sarà riportata tra i meno 30 gradi centigradi e i meno 25 gradi centigradi. L'atmosfera deve essere evacuata dalla zona di contenimento in presenza di personale all'interno e qualunque vapore acqueo presente deve essere filtrato e conservato nelle stesse condizioni qui descritte per non meno di 24 ore. Un vapore qualunque che dimostrerà possedere le proprietà di SCP-009 è da mettere in quarantena ed aggiungere alla zona di contenimento al più presto. Tutto il personale che esce dalla camera di contenimento deve asciugare assai accuratamente gli attrezzi, i materiali di ricerca e gli altri oggetti entrati in contatto con la camera di SCP-009. In caso di contaminazione, nessuna sostanza o addetto del personale è autorizzato ad uscirne e viene attuato un blocco di livello 2 per l'area. Viene concessa la licenza di uccidere in caso di estremo bisogno, ma tutte le forze di sicurezza sono caldamente invitate a rimanere più lontano possibile dagli obiettivi per ridurre al minimo la possibilità di contatto con i fluidi contaminati da SCP-009. SCP-009 è una sostanza occupante circa 3700 litri che dimostra una serie di proprietà uniche. Anche se le piccole quantità di questa sostanza, in ogni stato, sono prive di colore come dell'acqua semplice, in quello solido assumono un distinto colore rosso. La proprietà più importante, tuttavia, è il fatto che la reazione di SCP-009 a temperature estreme è esattamente opposta allo standard H2O. L'oggetto assume uno stato liquido per temperature comprese tra meno 100 gradi centigradi e 0 gradi centigradi ed assume uno stato solido al di sopra di tali temperature. A temperature inferiori a 100 gradi centigradi, SCP-009 si vaporizza in uno stato gassoso simile a vapore, pur conservando la sua colorazione rossa quando viene messo sotto pressione elevata. Gli esami circa la struttura atomica di SCP-009 si sono rilevati inconcludenti. I test indicano che l'oggetto è composto dalla stessa combinazione di idrogeno e ossigeno come l'acqua semplice, dando ai ricercatori motivo di credere che la fonte anomala dell'oggetto risieda negli stessi atomi. Il dottor ha suggerito che l'oggetto potrebbe aver avuto origine in una realtà in cui le leggi della fisica sono invertite o potrebbe essere stato comunque alterato da questa. Questa teoria può avere qualche fondamento data l'abilità di SCP-009 di assimilare acqua semplice dalla sua massa. Se posto a contatto fisico con qualunque soluzione acquosa, che si tratti di ghiaccio, acqua salata o vapore acqueo nell'aria, SCP-009 si diffonderà e contaminerà ogni H2O nella suddetta soluzione, facendo in modo che presenti le stesse proprietà dell'oggetto. Anche se questa capacità è presente in tutti gli stati, è stato notato che progredisce molto lentamente, e per questo più facile da contenere, allo stato liquido. Se l'oggetto viene in contatto con una qualsiasi fonte di calore di natura biologica,
innesca una reazione incontrollabile in cui i fluidi corporei dell'organismo vivente vengono rapidamente convertiti in SCP-009 e prontamente congelati dal calore del proprio corpo. A causa delle loro temperature interne elevate, i mammiferi sono particolarmente sensibili. Dato che SCP-009 produce calore mentre si congela, così come il ghiaccio normale consuma calore mentre si scioglie, il processo si autosostiene fino a quando tutta l'umidità disponibile non viene convertita o finché non viene interrotto da interferenze esterne. Gli esperimenti sul personale di classe D hanno chiarito il processo di conversione dell'oggetto, che è stato riassunto in una serie di fasi. L'oggetto viene esposto all'SCP-009 e comincia il processo di conversione dell'acqua presente sulla superficie esposta, pelle, manifestando così le sue proprietà. La presenza di foschia, nebbia, neve, acqua o qualunque altro liquido allo stato solido o vaporoso accelera di molto questo processo. Un sottile strato di brina si forma sull'area esposta a causa del calore del corpo che alza la temperatura di SCP-009 fino al congelamento. Il processo di questa fase può richiedere da 5 a 1 ora, a seconda del calore corporeo della vittima. A questo punto, il congelamento procede attraverso i primi stati di epidermide e presto raggiungerà le cellule vive. L'esponenziale aumento della temperatura di SCP-009 causa l'espansione dei cristalli di ghiaccio attraverso il corpo della vittima, causando la perforazione diffusa dall'interno delle strutture cellulari. La perdita effettiva del sangue è minima in questa fase, a causa dei cristalli che riempiono le ferite, permettendo ai soggetti di rimanere vivi e coscienti per un massimo di ore. Insufficienza multiorgano e dissanguamento mediante cristallizzazione sistematica. I test sul personale di classe D sono stati interrotti a partire dal 23 aprile del 2000. L'oggetto è stato ritrovato in Alaska l'11 giugno del 1900. La fondazione è stata coinvolta dopo aver ottenuto delle segnalazioni dalla tribù nativa che si è imbattuta nei corpi stracciati di una squadra di cacciatori di foche che era, a quanto pare, naufragata a chilometri dal villaggio. Tutte le vittime sono state trovate racchiuse nel ghiaccio rosso. La causa della morte è stata registrata come emorragia interna. Sulle vittime i cui lineamenti erano abbastanza intatti sono state rinvenute espressioni di panico e di dolore intenso. Si suppone che la bassa temperatura dell'ambiente circostante abbia ritardato il processo di congelamento. Questo ha prolungato il tempo di conversione totale di ore e ha permesso alle vittime di rimanere coscienti fino a il super raffreddamento di SCP-009 ai fini della sperimentazione non è consentito fino a nuovo avviso. Si consiglia al personale di utilizzare l'azoto liquido sull'oggetto in quantità controllate e solo fino a quando le temperature raggiungono livelli accettabili. Una possibile applicazione di SCP-009 per la ricerca circa la fusione fredda è in attesa di valutazione.